Salve, oggi parliamo di rinoplastica. Rinoplastica è un intervento molto importante in chirurgia estetica, richiesto sia dagli uomini che dalle donne. Innanzitutto diciamo subito che la rinoplastica deve essere sia estetica che funzionale, cioè ovvero un bel naso deve anche respirare bene, quindi il chirurgo che va a operare il naso deve prestare particolarmente attenzione anche alla parte funzionale e anche alla parte estetica in egual misura. Sentirete spesso parlare di rinoplastiche aperte o rinoplastiche chiuse. Qual è la migliore? In realtà non c'è una tecnica migliore, viene utilizzata dal chirurgo esperto in entrambi i casi a seconda del problema. Ovvero, se ci troviamo di fronte a un problema prevalentemente del dorso, ecco che la rinoplastica chiusa, attraverso delle incisioni interne, può dare ottimi risultati. Quando invece troviamo di fronte a dei problemi o di rinoplastiche secondarie o di problemi prevalentemente della punta, ecco che la rinoplastica aperta è senz'altro la tecnica che permette al chirurgo di lavorare in modo più preciso e più delicato sulla punta. Sappiate che in entrambi i casi le cicatrici sono assolutamente invisibili, anche nell'aperto un piccolo tagliettino transcolumellare, quindi non vi deve assolutamente preoccupare il problema cicatriziale. Ricordatevi inoltre che nello studio estetico del naso è fondamentale che il vostro chirurgo valuti tutto il viso, perché non esiste un naso bello in assoluto, ma il naso deve essere in armonia con il resto del viso. In questo può essere di grandissimo aiuto l'elaborazione computerizzata, perché permette al chirurgo di studiare il viso nel suo insieme, alla paziente capire quello che si deve aspettare. Naturalmente tutti questi argomenti li potrete approfondire sul mio sito www.gennaichirurgia.it e ci sentiremo al prossimo video. Ciao!